L'autodromo Piero Taruffi di Vallelunga ha ospitato il quarto e penultimo round del campionato italiano Energie Alternative Green Hybrid Cup. Altissimo il tasso di spettacolarità con le piccole Kia Venga limitate a GPL che non hanno tradito le aspettative, regalando al numeroso pubblico accorso sul tracciato capitolino gare mozzafiato e ricche di colpi di scena. Come da pronostici è il laziale Jacopo Lombardelli ad aggiudicarsi il primo round, andato in scena nella giornata di sabato. Già mattatore delle prove libere delle qualifiche, il portacolori della Punto Gas, supportato da un tifo da stadio, scatta in testa ed allunga progressivamente sui rivali. Palanti si mette subito in scia davanti a Ghione e Niemi, ma al terzo giro, a causa di un contatto con l'inviato di striscia, finisce nel gruppone degli inseguitori. A metà gara Lombardelli, Ghione e Niemi congelano praticamente le prime posizioni, mentre alle loro spalle è lotta serrata tra Gulizia, Tomasin, Tolfo e Casillo, che non si risparmiano colpi proibiti. Uno di questi mette fuori gara Alberto Biraghi. Al settimo giro Tomasin, leader tra i giovani in lotta per la classifica assoluta, si sbarazza di Gulizia e si porta al quarto posto. Anche Tolfo cerca di superare il siciliano che si difende con grande esperienza. Lombardelli trionfa sotto la bandiera a scacchi. Ghione, trasparente ai fini dell'assegnazione dei punti, è secondo davanti a Niemi e Tomasin, che sembrano ormai i veri pretendenti alla vittoria finale. Sì, siamo alla prima di Vallelunga, era importante partire bene, la partenza diciamo è il punto in cui magari ho più defaillance, ma siamo riusciti a partire bene, il passo si sapeva dalle prove libere e le qualifiche ce lo avevo e ho avuto fiducia in me e mi ha ripagato. Un grazie anche ai sostenitori, che sono in tanti, un po' bruttini ma tanti, e è andato tutto bene. È Paolo Palanti a mettere tutti in riga nell'appuntamento della domenica. Il pilota lombardo, partito dalla prima fila grazie al settimo posto di gara 1, scatta meglio di Carlo Casillo e si porta subito al comando della gara. Dietro i due si porta subito Jimmy Ghione, che già prima del termine del primo giro è bravo a recuperare 4 posizioni. Palanti, Casillo e Ghione aumentano il distacco dai rivali. Gulizia quarto precede Tomasin, Tolfo e Lombardelli. Questi ultimi due entrano in contatto al secondo giro. Il laziale, dominatore di gara 1, finisce nelle retrovie, mentre il giovane pilota veneto viene sanzionato con un drive-thru. Per loro gara compromessa. La sfida si rianima nel finale grazie al duello tra Gulizia e Tomasin e alle belle rimonte di Biraghi e Lombardelli. All'ultimo giro Tomasin riesce a prevalere su Gulizia e si porta al quarto posto. Ormai però i giochi sono fatti. Palanti torna alla vittoria davanti a Casillo e Ghione. Niemi, sesto, conquista punti preziosi per la classifica finale. È stata una gara bellissima, seconda vittoria stagionale dopo una gara un po' difficile ieri. Sono partito dalla prima fila, sono primo al primo giro e poi ho sempre guadagnato secondi e sono andato via come non mai, quindi facile da fuori perché ero primo e sono rimasto sempre primo, ma ho preso un bel vantaggio e col terreno un po' viscido è stata una grande vittoria. Sono contentissimo, grazie a tutti. Il Green Hybrid Cup archivia in questo modo il penultimo appuntamento stagionale. L'ultimo atto della sfida andrà in scena a Varano de Melegari il prossimo 25 ottobre. Niemi e Tomasin sembrano ormai gli unici candidati alla vittoria finale che consacrerà il campione italiano Energie Alternative 2015, anche se la matematica e le ultime prestazioni non condannano ancora Lombardelli e Palanti.